Va bene, possiamo iniziare allora. Allora, buongiorno a tutti. Io vi ringrazio intanto per essere qua stamattina di sabato con questo caldo. Però era opportuno, secondo me, fare questa interrogazione, di comunicarla alla cittadinanza prima di andarla a discuterla in consiglio comunale, visto che si tratta di un'interrogazione che riguarda tutte le manifestazioni che vengono fatte durante il periodo estivo. E quindi voglio sottolineare, prima di entrare nel merito dell'interrogazione, fare una breve premessa proprio per il dialogo che ci ha chiesto il sindaco in modo costruttivo e collaborativo, voglio dire, e di grande apertura, che il comportamento nostro di Italia dei Valori sarà quello proprio in collaborazione con quanto ci siamo detti. E proprio per questo io faccio questa conferenza stampa oggi, per essere leale e corretto e per dire le cose prima, in modo tale che dopo non si venga a dire che uno spara sulla Croce Rossa, come si suol dire. Detto questo, l'interrogazione riguarda, come ho detto già, ci sono dei regolamenti in essere che disciplinano, voglio dire, il discorso per quanto riguarda le associazioni, tutti i contributi che si prendono e che non si prendono. È che è stato un argomento già affrontato anche nella precedente legislatura, ho messo a conoscenza anche l'amministrazione a suo tempo dei regolamenti che erano vigenti e che sono vigenti. Quindi ribadiamo e ribadisco il discorso se tutte queste procedure corrispondono e quindi vengono rispettate come una programmazione che deve essere approvata dall'amministrazione comunale, che come è previsto dal regolamento comunale. Tutte le associazioni che sono beneficiate devono rendicontare con fatture in originale. Altra cosa, lo scopo di questa interrogazione, perché l'ho fatta? È nata l'interrogazione, è nata perché parecchie associazioni lamentano il fatto che ancora vantano crediti e non sono stati pagati. E quindi è opportuno mettere un punto prima di andare a fare una programmazione, visto che ci apprestiamo ad una nuova stagione estiva, fare chiarezza, voglio dire, sui debiti che ci sono, sulle manifestazioni che sono state fatte e che non sono state pagate, per andare a programmare la prossima stagione melitese, prossima estate melitese, anche se penso che ormai siamo agli sgoccioli o siamo addirittura d'arrivo, che già forse è stata programmata questa estate melitese. Può darsi che siamo un pochettino in ritardo, voglio dire, ma è opportuno farlo perché noi, ripeto, ho fatto questa conferenza stampa proprio per cercare, se è possibile, di far rientrare il tutto nella normalità, nella normalità. Quindi vogliamo sapere nel dettaglio. Nel dettaglio, nell'interrogazione, infatti chiediamo chi verrà a rispondere a questa interrogazione, nel dettaglio tutto quello che c'è in essere di debiti all'interno dell'associazione. Altra cosa che voglio sottolineare è che è opportuno, perché è normale, è anche una logica, che quando, perché visto le associazioni che vengono date dei contributi o che vengono date per fare le manifestazioni, ci sono delle delibere, quindi c'è un indirizzo positivo da parte dell'amministrazione comunale a far sì, è opportuno rispettare l'ordine cronologico. È inammissibile che si pagano manifestazioni del 2011 e che ci sono manifestazioni non pagate, di associazioni non pagate del 2010. Se così è vero, per come si dice, noi anche qui vogliamo nel dettaglio l'ordine cronologico di tutte le associazioni che hanno avuto dei contributi e se è stato, quali mandati sono stati fatti e quali no. Detto questo, a parte tutto questo, voglio ribadire, ora entrando nel merito, per sottolineare una cosa. È normale, è naturale che noi non è che siamo contro alle manifestazioni sul territorio. Siamo a favore, ma siamo a favore a quelle associazioni che lavorano sul territorio tutto l'anno, non ad associazioni che lavorano proprio in periodo circoscritto o soltanto per accedere a dei contributi del comune. E naturalmente il tutto deve avvenire dentro un limite di spesa, con costi contenuti, visto il periodo in cui ci troviamo, voglio dire che è notorio a tutti di una grande crisi mondiale e nazionale, e visti i debiti che ci sono anche all'interno dell'amministrazione comunale, che non sono pochi. Certo, rendicontato, poi bisogna anche capire, visto che ci sono dei regolamenti e non regolamenti, poi mi fate anche le domande perché sicuramente posso anche tralasciare qualcosa e quindi è opportuno che mi fate delle domande per dire.
Se tutte queste associazioni che usufruiscono di contributi possono accedere a contributi che sono in regola, voglio dire, per poter accedere a contributi comunali, perché non è che tutte le associazioni sono regolarmente, voglio dire, iscritte o sono in regola per poter accedere ai contributi del comune. Detto questo, ribadisco una cosa, che lo scopo, a parte tutto quello che ho detto, è anche per cercare in via prioritaria di contenere i costi, visto il passato che noi andavamo ad spendere circa 250.000 euro l'anno. È inammissibile che ci sono associazioni sul territorio che fanno una manifestazione durante il periodo estivo e percepiscono 50.000 euro per fare quella manifestazione di 2 o 3 giorni. A mio modesto avviso questo è inammissibile. Mi auguro che l'attuale amministrazione, con quale noi stiamo praticando un discorso di dialogo e di confronto, si ravveda su queste scelte che secondo me sono più di sperpero di denaro pubblico, che non hanno una ricaduta positiva sul territorio e che vanno ad incentivare e a supportare quelle associazioni che lavorano sul territorio quotidianamente e annualmente. Detto questo, perché dobbiamo finirla con la politica, voglio dire, manifestazione e quant'altro, e dell'improvvisazione. Dobbiamo passare a una politica della programmazione, a una politica delle priorità. Per fare questo, do atto al sindaco Costantino che è quella della politica dell'ascolto, cioè dell'ascolto, del confronto e del dialogo, perché non bisogna mai staccarsi dalla popolazione e dall'intero consiglio comunale per avere, voglio dire, il sentore delle priorità, voglio dire, che ci sono nel sentire comune, che è l'esigenza, voglio dire, prioritaria. E cito una a caso: è inammissibile che noi pensiamo ad andare a spendere soldi a go-go e non dare i servizi ai cittadini, perché è inammissibile che i cittadini pagano i servizi, come per esempio l'acqua, e poi non hanno l'acqua. Quindi è opportuno cimentarsi, voglio dire, ad andare già da ora a vedere, visto che c'è carenza acqua, perché noi abbiamo anche un debito con la Sorical che è di circa 800.000 euro, a non pensare ad andare a costruire un altro pozzo per dare acqua ai cittadini melitesi, che è una priorità, come altre priorità, ma è una delle priorità secondo me, per esempio nel periodo estivo, visto anche il caldo che c'è. È inammissibile che andare a pensare a fare una programmazione estiva. È opportuno cimentarsi, voglio dire, andare ad individuare un'area o un sito per cercare di andare a costruire e a spendere 20-30 mila euro, quel che è necessario per andare a costruire un altro pozzo. Questo era l'intento della conferenza stampa di oggi, per lanciare questo messaggio all'attuale amministrazione, col quale sento il dovere di essere chiaro e franco, in modo tale che un domani non mi si possa additare che voglio dire che uno poi dissente o fa comunicati o dice quello che è. Lo dico prima in modo tale che si possa rimediare a determinate cose che si sono verificate nel passato. Detto questo, l'interrogazione tra l'altro colpisce in parte l'amministrazione per quello che devono programmare. Tutto quell'altro fatto che ho detto per quanto riguarda le associazioni non pagate e quant'altro riguarda la precedente legislatura, che secondo me è stata un pochettino all'acqua di rose, voglio dire, da certi punti di vista. Io non credo di aver dimenticato nulla, quindi se ci sono domande che da fare, sono qua ad ascoltarle. Allo Stato le risulta che ci siano richieste da associazioni per eventi magari già programmati o comunque sia in programmazione? È normale che ci siano queste richieste. È normale. Ma Tra l'altro ufficialmente? ufficialmente ci sono le richieste, è normale che ci siano, perché se in fase anche una programmazione estiva ci sono le richieste dell'associazione. È normale, tra l'altro, che c'è un regolamento che dice che le richieste devono essere presentate entro tale data, mi sembra che è il 5 marzo di ogni anno. Cioè, per questo parlo di norme regolamentari, che deve essere tutto regolamentato, voglio dire, perché ci sono le regole che vanno rispettate. Quindi chi ha fatto domanda ha dovuto fare entro il 5 marzo? Adesso non ricordo
precisamente, ma se non erro, il regolamento parla di una data che mi sembra che è a marzo, il 5 marzo di ogni anno, che tutte le associazioni devono presentare domanda di tutti gli eventi che vanno. Comunque sia, c'è una data ben precisa della presentazione delle domande di tutte le associazioni per poi costruire il calendario. Questo perché è stato fatto a suo tempo quando abbiamo costruito questo regolamento, in modo tale che ci sia anche un ordine di non accavallamento delle manifestazioni, per avere un ordine cronologico e per fare un calendario che corrisponde a una copertura di tutto il territorio sulle manifestazioni. Questo è. Ecco, sarebbe utile per noi averlo. Se lo volete vi farò copia. Ecco, un'altra cosa, consigliere. Le risulta che nel comune ci sia un elenco di associazioni accreditate, e per accreditate intendo quelle associazioni in regola e che comunque possono, sono accreditate appunto ad andare a richiedere. Io, l'ho detto nella precedente legislatura quando ho fatto un'interrogazione, come ben ricordi, questo tipo, e non è venuto fuori. Tra l'altro loro disconoscevano, l'amministrazione ha anche un regolamento, come lei ricorda, per l'erogazione di contributi che bisognava rendicontare, fatture non regionali e quant'altro. Non l'hanno portato questo elenco, io lo sto richiedendo perché è opportuno che voglio dire sì. Se al momento lei non ha questo. No, non l'hanno mai portato, e chiedo proprio nel dettaglio che nell'interrogazione, nella risposta, loro vengono con le carte dovute per rispondere in modo puntuale e precisa all'interrogazione che abbiamo fatto, anche perché questo è un inciso che voglio fare, ma che non è che riguarda la conferenza stampa di oggi. Nella precedente legislatura tutti gli assessori e il sindaco sono stati rinviati in giudizio, c'è un processo anche in corso, quindi, e questo esula, voglio dire, dalla conferenza, lo diciamo tanto per dire, perché poi la magistratura farà il suo corso come giusto che sia, però è opportuno, proprio per evitare che si verifichino altre cose, fare chiarezza. Per questo voglio dire che non è per ripristinare il tutto nella normalità e nelle regole, voglio dire, che pacifico, che io credo, voglio dire, che la volontà del sindaco, per quello che sta dicendo, per come si sta comportando, non è quella di non andare nel verso, voglio dire, di ripristinare il tutto all'interno della minorità, non sottovalutando il fatto che lui, che da poco che è sindaco, è normale che si è trovato anche in una serie di difficoltà, perché non è che ha ereditato una gestione tranquilla, un modo di operare tranquillo. Scusi, gli eventi da programmare non si ereditano, si programmano. Si programmano, tranquillo. Ma io, in effetti, perché ho diviso le cose? Ho detto, c'è una parte dell'interrogazione che riguarda il passato, e questa è l'interrogazione che ho fatto, l'ho fatta proprio perché non si verificano fatti che si sono già verificati, nell'andare avanti, voglio dire, nel gestire. Ecco, lei ha detto nel suo intervento sì alle manifestazioni organizzate dalle associazioni, no all'improvvisazione e allo sperpero. Questo anche in funzione del momento economico che viviamo, sicuramente. Certo. Però io aggiungerei anche il riferimento al fatto che comunque il cittadino vuole chiarezza, adesso più che mai, visto... Io ribadisco, le manifestazioni, noi non è che siamo contro le manifestazioni, noi siamo a favore delle manifestazioni, però vanno valorizzate le associazioni sul territorio, vanno supportate, e non alle associazioni che fanno soltanto una manifestazione l'anno. C'è un riferimento chiaro rispetto a questo? Sì, via dell'arte. Chiarissimo. Quali sono i requisiti precisi? Chiarissimo. È inammissibile che un'associazione si vede qua una volta l'anno con, voglio dire, 40-50 mila euro, come è stato fatto nel passato, con un protocollo d'intesa con Cuba, che è una fantasia, voglio dire, quant'altro, anche perché, ma non è un fatto personale contro Via dell'Arte, stabiliamo le cose, in modo che, perché qua facciamo politica e noi guardiamo gli interessi della collettività. Italia dei Valori vuole fare discorsi di giustizia sociale, non è che fa discorsi di giustizia personale contro chi che sia. Noi vogliamo ripristinare, vogliamo fare che le manifestazioni si facciano, ma con costi contenuti, perché è normale che versiamo in un periodo di crisi mondiale. Noi è prioritario, come amministratori anche di minoranza che vigiliamo e controlliamo la cosa pubblica e vogliamo dare un supporto costruttivo per l'esperienza che abbiamo, vogliamo fare il discorso di dare i servizi ai cittadini. Io non posso vedere i cittadini a Melo Porto che si lamentano che non hanno acqua, quindi è prioritario dare acqua rispetto alle manifestazioni. Ok, ci sono delle priorità a mio modo di avviso, che sono queste. Poi le manifestazioni ben vengono, è normale che vanno supportate le associazioni,
sul territorio perché lavorano, hanno cultura, sono nel tessuto sociale, voglio dire, e quant'altro. E quindi noi abbiamo l'obbligo morale di supportare queste manifestazioni, ma non con spese eccessive. Supportare significa dare le 1000 euro, le 2000 euro, quello che sia, oppure dare il palco, pagare la SIAE, queste spese. Cioè, la dobbiamo smettere di fare spese faraoniche per fare manifestazioni. Ecco, una domanda che mi sembrerebbe comunque che sintetizzi poi quello che è l'argomento trattato nell'interrogazione, non so se l'ha posta nella sua interrogazione, quanto si intende investire in quest'estate meritese, cioè la cifra, non so se io questo non lo posso sapere, io questo non lo posso sapere perché io non è che sono nella fase di gestione e quindi so la programmazione di tutti gli eventi che ci sono e quello che vogliono spendere. Il cittadino quando c'è la delibera di giunta, quando viene, voglio dire, acclarato il discorso, si può darsi pure che l'hanno fatto giovedì ultimamente, ma ancora non abbiamo dati certi. Però io, proprio perché non abbiamo dati certi e proprio per il rapporto che mi sono imposto e che ci siamo imposto come Italia dei Valori, che è quello, ripeto e ribadisco, che è quello costruttivo, non lo diciamo prima, in anteprima il discorso di contenere la spesa. In modo tale, non esiste un riferimento di spesa. Non esiste un riferimento di spesa, oggi non abbiamo dati, numeri non ce ne sono. Per quello che capisco e per quello che vedo, per il modo di agire l'amministrazione Costantino, non credo che si arriva a cifre esorbitanti per come ha fatto la gestione Iaria. E me lo auguro per lui, me lo auguro per lui, per tutto quello che c'è, voglio dire, in essere anche sulle casse comunali, che non c'è liquidità, che il commissario dell'ambiente giorni fa ha mandato perché in discarica non è stata mai pagata, quindi ci sono 2.400.000 euro di debito che devono essere pagate e è stata inviata anche alla procura, quindi ci sono tanti debiti da pagare. Quindi è normale che noi non ci possiamo permettere il lusso di sperperare denaro pubblico, anzi va fatta in questi anni rigore, ci vuole rigore sul denaro pubblico, ci vuole rigore. Io, se non ci sono altre domande, credo di essere stato abbastanza esaustivo. Vabbè, una curiosità, fermo restando, concordo ovviamente che viene prima il servizio essenziale, certo. Ovviamente no, acqua, quant'altro, questo è palese. Secondo lei che obiettivo dovrebbero avere le manifestazioni? No, in termini generali, no? Sembra che la posizione non sia di un no a priori, no, ma assolutamente. Che sia proprio di obiettivo, no? All'interno di una programmazione. L'obiettivo deve essere quello di utilizzare tutte le associazioni che sono accreditate al comune, di supportarle per quello che fanno, compagnia teatrale, associazione culturale, quant'altro e tutto, coprire il territorio nel migliore dei modi, far coinvolgere tutta, perché i cittadini partecipano, non è che non partecipano, e non è che partecipano solo alla manifestazione di 90.000 euro di Gigi D'Alessio o di 40.000 euro dei cubani, quant'altro. Partecipano a tutti, partecipano alla sagra di Prunella, partecipano al teatro, alla villa comunale e quant'altro, quindi basta ben poco per l'esperienza che abbiamo acquisito negli anni per allietare l'estate meritese, quindi è questo il principio che va praticato, questo. Grazie a tutti e grazie.